un sogno da realizzare, una storia tutta da scrivere. Tommaso Caracciolo, andriese di 28 anni, da tempo radicato a Milano, mette nel mirino una piccola impresa balistica, raggiungere in bicicletta Capo Nord in Norvegia. L'idea del giovane pugliese nasce dopo aver raggiunto tempo fa su due ruote la città di Nizza, sempre partendo dal capoluogo lombardo, dopo alcune esperienze lavorative che lo hanno portato su e giù per Milano sempre con la sua amata bici, ora si prepara ad uno step tutto nuovo. Sregolatezza, curiosità, passione per i viaggi e la scoperta, questi gli ingredienti che accompagnano Tommaso. Ho deciso un attimo di convogliare tutti i chilometri verso nord e di fare un po' un'esperienza, insomma, particolare, un viaggio bello intenso, memorabile. Il giovane andriese partirà da Milano il 1 luglio alle 6 del mattino e documenterà il suo viaggio con video e foto per realizzare a fine esperienza un reportage del suo cammino. Tommaso ha avviato sul web una raccolta di crowdfunding perché questo tipo di viaggio necessita di aiuti da parte di coloro che vorranno sponsorizzare il viaggio del 28enne avventuriero andriese. L'esperienza durerà dai 2 ai 3 mesi per un totale di quasi 5.000 km. Anche lo scopo personale del viaggio è tutto da scoprire. All'incirca 35 tappe, perché saranno delle tappe ben precise fino ad Oslo, con alcune città in particolare, e mentre da Oslo in poi seguirò un po' delle tappe in base a quello che le gambe mi consentiranno di fare. Guadagnarsi con le proprie gambe ogni chilometro e di comunque vivere ogni singola tappa e di scoprire ogni singolo posto a misura d'uomo, ecco, non andando troppo veloce con macchine, aerei e quant'altro, ma fare tutto con il proprio passo e scoprire tutto man mano. Comunque l'obiettivo è quello di vedere tutti i posti e di raccogliere un po' di materiale per un documentario che appunto racconti sia la mia esperienza a mo' di reportage e i luoghi che visiterò, sperando di vederli in una chiave documentaristica. In tanti prima di Tommaso hanno portato a termine la stessa impresa o simili. Ecco qual è il modello a cui si ispira l'andriese per questo viaggio, sperando possa regalare emozioni mai provate prima. Io ho un mito che è Dino Lanzaretti, che è tornato dalla Siberia in bicicletta dopo averla fatto la Transiberiana d'inverno. Per me è un mito totale, perché comunque ho fatto un'esperienza di un sacco di mesi e un bel po' di chilometri, raccontando molto intensamente sia appunto le fatiche che appunto gli obiettivi raggiunti, che sono tutti quegli scenari fantastici che poi ti prospetta piano piano il viaggio.